Mi danno fastidio le persone poco ambiziose. Che faccio? Lei dice: io in questo periodo della mia vita mi danno tanto tanto fastidio le persone che hanno standard bassi. Lo so che mi sto creando tutto io, lo so che c'è la legge dello specchio, e quindi ricordiamocelo insieme. Allora, mi dà fastidio quello che sono, quello che vorrei essere e quello che mi è stato tolto. Quindi lei dice: io mi osservo e dico: allora, quello che sono, bah, forse, boh, non lo so, no, quello che vorrei essere, vorrei avere standard bassi, ma sì, forse vorrei mollare, non lo so, oppure quello che vorrei essere ma mi è stato tolto. Lei ha anche identificato qual è la parte di sé che gli dà fastidio ed è quello che vorrei essere. Cioè, c'è una parte di lei che dice: io vorrei avere standard bassi. Cioè, c'è una piccola parte che vorrebbe stare tranquilla, senza imprevisti all'ultimo momento, senza stress. Quella parte lì, quando vede una persona che abbassa gli standard, diventa una specie di Wolverine. Tu devi alzare i tuoi standard! Truccati la mattina! Devi alzare gli standard, devi essere bella! Oppure, no, tu devi portare risultati perché sennò sei una fallita! Eccetera, eccetera. Poi ognuno c'ha il suo dialogo mentale. Io la sto ingigantendo per farci due risate. Una volta che vedo una parte di me, il ragazzo muscoloso vede uno magro e dice: ma dai, ma ti vuoi allenare, ma fai schifo. Oppure vedi uno grasso, tu magari non sei mai dimagrito, però avresti voluto mangiare come il porco nella tua vita. Non l'hai fatto perché qualcuno ti ha convinto che non lo dovevi fare. Hai fatto sacrifici per tutta la vita perché non vuoi ingrassare. Arriva uno grasso, ma sei grasso, ma che schifo. Ma dattene una regolata, cioè dai. E quindi lì, cosa che ti fa da specchio? Ti fa da specchio quello che avresti voluto essere, perché tu in realtà avresti voluto essere non magari grasso, però magari avresti voluto lasciarti andare. Ti manca quella parte lì, quella parte che si voleva lasciare andare. Bene, non funziona. Cioè, ok, l'ho visto, lo so, però non funziona. Cioè, lo so che me lo sto creando io, però mi dà comunque fastidio. Cosa posso fare? Sono io che me lo sto creando, è il punto numero uno. Ma c'è il punto numero due, e cioè non ho occhi per vedere. È lì il punto mancante. Sono addormentato. E quindi non ho occhi per vedere. L'unica cosa che puoi fare in questo momento è non crederci. E credere che stai dormendo, perché ti darà sempre fastidio. Se una cosa ti fa la legge dello specchio e realizzi che lo stai creando tu, va bene. Ma non basta. Devi proprio vedere che è il sonno della coscienza che stai dormendo. Quindi è come se tu sognassi che quella cosa ti fa male. Ti farà sempre male. Però almeno sai che stai sognando. Al solito non vi dico mai che poi dovete veramente dimagrire o che poi dovete veramente guadagnare tanto per un discorso di lavoro su di sé. Lo potete fare per la personalità. Cioè, se la personalità vuole stare bene, allora sì, può mangiare bene, guadagnare soldi, essere una bella persona, una bella ragazza, un bel ragazzo. Ma quella è la personalità. Quindi che la personalità voglia che le persone abbiano gli standard alti, va benissimo. È come veramente dire: non voglio che la gente uccide per strada e quindi faccio il giudice, faccio l'avvocato, faccio qualcosa che può impattare per risolvere un problema. Ma è sempre la personalità, perciò ti dico è non ho occhi per vedere. Cioè, se tu vuoi interpretare dal punto di vista del lavoro su di sé, devi semplicemente dire: è il sonno della coscienza, sto dormendo, io non ho occhi per vedere. Non ho occhi per vedere perché sto dormendo. La mia coscienza è addormentata perché nel momento in cui c'è sofferenza, c'è il sonno della coscienza. Nel momento in cui c'è sofferenza, c'è il sonno della coscienza. La coscienza non può soffrire, è impossibile. La personalità può soffrire con i suoi attaccamenti. Secondo me quello che ti devi ricordare è questo: ma sì, ma sto dormendo, è tutto a posto. Ma non dire: no, no, ma io non devo giudicarla perché alla fine, cioè, devo essere identificata con la mia coscienza, quindi se sono identificata con la mia coscienza non la devo giudicare. No, e c'è sempre un giudizio. La personalità lasciala giudicare. Ma sì, dai, ho capito, me lo sto creando io. Giudica, va bene, ma io sono lì che guardo mentre ti giudico. E quella è la cosa potentissima. È lì il maggiordomo. Perché è evidente, non c'è ancora il padrone di casa. Se ci fosse il padrone di casa, tu adesso non staresti soffrendo. Perché la coscienza, quando è sveglia, non soffre. Perché è tecnicamente impossibile. Alla personalità serve quello che hai detto tu. Alla personalità serve. Ma scusa, ma mi serve che la gente non uccida la gente. Mi serve che la gente ha standard alti. Alla personalità, non all'anima. L'anima non gliene frega niente degli standard alti. È sempre una cosa di personalità. Quindi lasciala fare. Il maggiordomo si guarda gli altri e dice: vabbè, questo vuole pulire bene il camino. Oppure questo stamattina non vuole pulire il camino. Tu stai lì ad osservare tutto quello che succede. È perfetto, una mattina va bene, una mattina va male. Questa consapevolezza ti dà potere perché diventi inattaccabile, invulnerabile. Da personalità la possono attaccare, ma tu no, c'è qualcosa lì dentro che non possono attaccare.
che nessuno può attaccare. Ti lascio sempre in descrizione qui nel video i link per approfondire, quindi il nostro Master in Coaching e Management, il videocorso gratuito Attrae il lavoro, per attrarre il lavoro dei tuoi sogni prima che il lavoro dei tuoi incubi attragga te. Chiaramente, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo, mandatelo a tutti, amici, parenti, iscrivetevi al canale, e se non vi è piaciuto, ovviamente, fatevi i fatti vostri. Ciao!